Vorrei seguire quello che ho scritto, però non sono sicuro di seguirlo. Il profetismo biblico ruota attorno alla figura del profeta che deve venire, come è scritto in Giovanni 6. La folla dice: questo è il profeta che deve venire. Punto centrale di quello che voglio puntualizzare, punto, è la figura di Cristo, il vero profeta, perché tutto da lui procede. Il profeta difende l'ortodossia, la sana dottrina, cura l'ortoprassi, i sani costumi e trae sempre il popolo alla fedeltà, all'alleanza contro le deviazioni. È un uomo scelto da Dio, unto da Dio, mandato da Dio, che riceve la sua legittimazione non dagli uomini, non dai re, non dai sacerdoti, ma unicamente da Dio che lo ha scelto, unto e mandato. Egli è la voce di Dio. Che suona sempre in mezzo al popolo e come un legame tra Dio e il popolo. I profeti assolvono questo loro compito e tante volte debbono affrontare l'impopolarità, tante volte anche vanno incontro alla morte. Dirà Gesù: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, quelli che Dio ha inviato a te. Però un punto che voglio ribadire è che i profeti preparano Cristo, ricevono cioè la luce dello Spirito e preparano il popolo a Cristo. I Vangeli dell'infanzia ci parlano di questo spirito profetico attorno a Cristo profeta, Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone, Anna. L'unzione di Gesù avviene però proprio nel Giordano. È lì che egli viene rivelato profeta dal Padre: ecco il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Per cui l'unzione sacerdotale ricevuta nel grembo di Maria si colma con quella profetica proprio nel Giordano, in attesa dell'unzione regale che avverrà sulla croce. La profezia è un grande dono dato alla Chiesa, che accompagna la Chiesa nel suo cammino. Però la Chiesa, cominciando da quella ebraica, ha dovuto lottare contro i falsi profeti che popolano il cammino e vengono dati dei criteri già nel Vecchio Testamento, criteri per riconoscere i falsi profeti dai veri profeti. Detto questo,
Allora diamo uno sguardo alla profezia e diciamo che il posto occupa il profeta e quale ruolo ha la profezia. Per noi cristiani il dono profetico è avvenuto proprio nel momento del battesimo, quando siamo stati inseriti in Cristo Signore. Lo Spirito Santo è venuto dentro di noi e noi siamo stati aggiunti alla Chiesa che è profetica, alla comunità che è profetica. Siamo un popolo di profeti. Oltre a questa forma che noi diciamo battesimale istituzionale, per cui tutti siamo profeti, secondo quanto si augurava già Mosè, secondo quanto aveva detto il profeta Gioele, oltre a questa forma, diciamo, battesimale, istituzionale, noi abbiamo un'altra forma di profezia, che è una profezia ministeriale, e cioè come nel Vecchio Testamento troviamo i profeti scelti da Dio e unti da Dio e mandati da Dio, così anche nella Chiesa abbiamo dei profeti scelti da Dio, unti da Dio e mandati da Dio. La profezia è una parola di Dio, una locuzione di Dio, ricevuta e ritrasmessa. Viene ricevuta nel cuore e viene ritrasmessa dal profeta. Ricordate i bellissimi testi di Geremia 15-16 ed Ezechiele 3. Dice Geremia: quando la tua parola mi venne incontro, io la divorai con avidità. E qui il cuore del profeta riceve la parola di Dio e il profeta la divora, sente dolcezza dentro il suo cuore per quella parola ricevuta. Così Ezechiele, che ingoia il libro, diventa miele nella sua bocca. La parola di Dio che entra nel profeta ed è dolcezza nel profeta. Il profeta riceve la parola e poi la ritrasmette. Tante volte è una saetta lampeggiante che penetra nel profeta. Alle volte invece è un'idea profonda che viene iniettata nel profeta. Per cui cominciamo qui adesso a parlare delle diverse forme in cui si manifesta la profezia anche nei nostri gruppi. Una prima forma è la profezia mentale. Dio trasmette al profeta un'idea. Egli la elabora sotto la guida della luce divina, la veste di un linguaggio suo proprio, i pensieri di Dio, il linguaggio, cioè la veste è dell'uomo, e risente pertanto dalla cultura del profeta. Così è avvenuto spesso nei grandi profeti storici. Anche da noi avviene questo. Il profeta riceve un'idea, un lampo, una saetta dentro il cuore, e la cova dentro il suo cuore. Questa parola è residente nel suo cuore. Prelude ad un messaggio che il profeta deve lanciare.
perché non può trattenere la parola di Dio. È stata data la parola perché sia ritrasmessa, sia data agli altri. Però lui elabora sotto la luce divina, la veste, la colora, e poi sotto la spinta di Dio, nella volontà, lancia il suo messaggio, che può essere un sermone profetico, può essere un oracolo, può essere così un'affermazione, può essere un'esortazione, varia la maniera in cui il profeta esprime questa idea, ma quella è vera profezia data da Dio. Poi c'è una profezia vocale. La profezia vocale è come un dettato che il Signore dà. Può essere una locuzione interiore, oppure sono poche parole che Dio dà al profeta. Il profeta pronuncia quelle parole. Queste parole dettate dal profeta nella profezia vocale in genere prendono una forma letteraria propria, e questa forma letteraria che a noi serve nel discernimento per distinguere una vera profezia da una non profezia. Alle volte la forma letteraria che prende l'oracolo è il chiasmo, alle volte invece il distico così parallelo, oppure il distico di contrasto. Noi ci accorgiamo allora di una profezia, perché nella profezia non c'è il perché, non c'è il dunque, cioè non c'è un discorso, ma è una parola data, un'affermazione che viene lanciata, e Dio che parla al suo popolo. Questo soprattutto avviene nell'oracolo. Tanto per dare un esempio, ecco, ho messo le mie mani su di te perché tu ti fermi e non vado lontano, per queste le mie mani sono su di te. È il chiasmo. Oppure il distico parallelo, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe era un popolo barbaro. Noi abbiamo il concetto che è ripetuto due volte per essere meglio memorizzato. Perché voi monti saltellate come rieti e voi colline come agnelli di un gregge. Dunque saltellano gli agnelli e gli arieti, nel primo versetto e nel secondo. Oppure un distico così a contrasto. Io vi ho condotto in un giardino di delizie perché ne mangiaste i frutti, voi ne avete fatto una terra d'abominio. Sono delle forme letterarie che denotano la presenza di una profezia e che noi chiamiamo una profezia ornata, perché la veste è anche poetica. Tante volte invece c'è un'affermazione secca. Abbiamo ancora una profezia visiva, e cioè un'immagine che si proietta nella mente del profeta. Cosa vedi, Geremia? Vedo un mandorlo in fiore. Cosa vedi, Geremia? Io vedo una caldaia. Così abbiamo un'immagine che poi viene interpretata da Dio stesso attraverso il profeta, oppure che il profeta interpreta, o in mancanza del profeta c'è un altro ispirato che interpreta quell'immagine, per cui diventa una profezia completa. Per cui nella visione abbiamo una profezia incompleta e una profezia completa. Poi abbiamo la profezia numerica. Questa profezia numerica è un dono meraviglioso, molto frequente nei nostri gruppi di Sicilia, ed è un'esperienza bella
che noi facciamo. Io sono abituato a questa esperienza e gioisco di questa esperienza, soprattutto quando in un gruppo maturo o in un cenacolo maturo si instaura un colloquio tra i fratelli presenti e Cristo presente. Cristo parla, noi rispondiamo. Cristo ci propone e noi rispondiamo alla proposta di Cristo. Un colloquio che dura così un'ora, due ore, ed è un'esperienza meravigliosa. Più bella ancora l'esperienza quando sono diversi profeti numerici che intervengono nel comporre un messaggio. C'è il gruppo di Ragusa, per esempio, ma anche nel nostro gruppo di Palermo, quando ci sono diversi profeti, un profeta dà un messaggio citando esattamente un testo, un altro profeta aggiunge un altro testo, un terzo profeta aggiunge un altro testo e abbiamo un messaggio completo. E non si può dubitare dell'autenzia. Alle volte si tratta di una sola parola, alle volte il profeta dice: prendete questo versetto, prima parola, terza parola, settima parola. E così il messaggio è completo. È un'esperienza molto bella che avviene in tre maniere, e cioè il profeta può ricevere una visione mentale, cioè il testo profetico è davanti ai suoi occhi, scorre davanti ai suoi occhi, oppure è auricolare, il profeta lo sente, oppure è una locuzione interna. Quando si annuncia il messaggio, il profeta sente battere il cuore. Quando il messaggio è terminato, il cuore cessa di battere così fortemente, quasi che il profeta si sia scaricato di un peso. Poi andiamo a un altro dono, poi vediamo come si marcano questi doni. L'apertura biblica. Diceva questa mattina il padre Andrea che l'apertura biblica fatta così è una superstizione, può essere anche una superstizione. L'apertura biblica, quando è dono di Dio, è un dono molto importante. Noi lo usiamo molto nell'effusione, preghiera di effusione, lo usiamo anche nella preghiera così di lode. Però bisogna stare attenti all'apertura biblica. Nell'apertura biblica ci deve essere una ispirazione divina ad aprire la Bibbia. E la parola che salta davanti ai nostri occhi deve lampeggiare, cioè quella parola che il Signore vuole dirci. E deve essere confermata da un altro testo simile prima di essere pronunciata. Ora, c'è la cattiva abitudine nei nostri gruppi di aprire a casaccio la Bibbia. L'apertura biblica è un dono di Dio che deve essere usato soltanto da chi ha questo dono. Chi non ha questo dono non deve avventurarsi nell'usare così la Bibbia. Non è un libro di consultazione, non è un oroscopo, non siamo dei maghi che sappiamo così come usano, ricevono la data della nascita e poi altri connotati e poi danno il loro verdetto consultando il libro, no? L'apertura biblica è un dono di Dio. Vediamo adesso dove nasce la profezia. La profezia nasce nel gruppo orante, nasce nel grembo
del gruppo orante. Non viene preparata prima, nasce nel gruppo e viene proferita nel gruppo. Nasce in un contesto di lode, quando cioè siamo proiettati verso Dio, verso la luce che scende dall'alto. Nasce dopo un canto in lingue, dopo un silenzio profetico, cioè viene dall'alto, nasce nel gruppo in un contesto di lode, di concentrazione su Dio, è un lampo divino che scende. Generalmente non nasce in un contesto di confessione, di prostrazione, di pentimento, anche lì può nascere una profezia, ma la profezia generalmente nasce in un contesto di lode. La profezia che nasce in un contesto di lode viene proclamata o in volgare, qualche volta in lingua. Quando la profezia è in lingue, generalmente è per esperienza più che ventennale che vi parlo, quando è una vera profezia, la parlata in lingue è di poche parole e subito c'è la traduzione, c'è un altro che interpreta, a meno che non ci sia un'interpretazione biblica data dal profeta numerico. Ma quando c'è una profezia in lingue composta da 5-6 parole, allora succede che l'interprete, diciamo, traduce, rende il senso della parlata in lingue e il profeta riconosce che veramente quella è la parola da lui pronunciata e dice: confermo. I primi confermi venivano appunto dal profeta che aveva pronunciato una profezia in lingue, veniva interpretata e l'interpretazione ritornava parola per parola dentro il profeta che l'aveva pronunciata, e il profeta diceva: la riconosco, è mia, l'ho detto io, confermo, questo è il senso. Oggi abbiamo tanti confermi con molta facilità, mentre il confermo profetico è appunto dato dal profeta stesso dopo una interpretazione della parlata in lingue. Le lunghe parlate in lingue in genere non sono profezie, possono anche essere profezie, ma in genere non sono profezie. E allora chi è il profeta in mezzo a noi? È un uomo indicato dal Signore, favorito da Dio, è un uomo che ama il suo popolo. Un profeta distaccato dal popolo, distaccato dal gruppo, noi non lo riconosciamo e non lo accettiamo. Nessuno deve venire a profetare e poi lascia il gruppo per conto suo. È un uomo che vive nel gruppo, soffre nel gruppo, ama i suoi fratelli e segue costantemente il cammino del proprio gruppo, perché il profeta è luce per i propri fratelli, luce nel cammino. Egli è portatore della parola di Dio. Il profeta, sotto il profilo umano, è un uomo equilibrato. Noi non ammettiamo nei nostri gruppi profeti squilibrati, perché rovinano il gruppo, lo portano fuori strada. È un uomo libero come Cristo, non ha peli sulla lingua, non teme nessuno, perché la parola di Dio deve essere pronunciata, promulgata, trasmessa con fedeltà.
Il profeta non può dissimulare, non può dire altro, non può edulcorare quello che Dio gli dice. È un uomo libero che dice pane al pane e vino al vino, come Dio ha indicato. Sotto il profilo spirituale è un uomo di Dio che ama Dio, parla con Dio, tratta con Dio, è un uomo di preghiera. Un uomo di preghiera è un uomo moralmente sano, è un uomo che ha amore per il popolo di Dio come amore per Dio. Il vero profeta crea verità, luce, unità e carità. Un gruppo senza il dono della profezia è morto o moribondo. Lo diceva già per la Chiesa San Basilio Magno: una Chiesa senza profezia è morta o moribonda. Ci vogliono i profeti, perché la Chiesa è fondata sugli apostoli e sui profeti. Guai se vengono a mancare i profeti oggi. Noi, rinnovamento nello Spirito, siamo chiamati ad essere profeti, per cui è una grande grazia di Dio data alla Chiesa quando si trovano dei profeti nei gruppi del rinnovamento che possono tenere alto lo spirito profetico nel gruppo orante. Signore Gesù, che ricevesti l'unzione dello Spirito dal Padre tuo, tocca la nostra mente, il nostro cuore e dà l'unzione, perché anche noi partecipiamo della tua profezia. Donaci lo spirito di profezia, perché possiamo annunciare il tuo nome ed essere testimoni tuoi, come gli apostoli, come i profeti. Scendi, o spirito di Dio, vieni su di noi e ungici profeti, perché noi possiamo parlare la lingua di Dio. Vieni, o Spirito Santo, scendi su di noi. Scendi su di noi. Thank you.
chiara l'ignazio Mara non è maglia nel vita marta su marina no marina la luna e nere che io non paio fuori la montagna paio re la luna risvegliata la grazia di Dio che è dentro di voi, la grazia battesimale, regimale e sacerdotale, perché tutti siete profeti. Non addormentatevi, svegliatevi, perché il mio spirito è dentro di voi, la mia parola è residente dentro di voi, la mia parola è dentro di voi, e se le mie parole dentro di voi porterete frutto, molto frutto. Yara da na mo ya yeri no no Nara kiri a re Ya mi da na iyo re ma Ya ni da na iyo re ma iyo Come il padre ha mandato me Anch'io mando voi Andate, annunciate al mondo Che io sono vivo Ero morto e sono vivo, io sono l'Alfa e l'Omega, io sono il Dio in mezzo a voi. Yara mina moni nuru, ni mi yara ni nanuta yo, yara kire no yo, mara yara ni nanu nashu, nari yaya mi yo mare, na yore no yara. Amatevi gli uni gli altri, anche l'amore è profezia, è la più grande, la più bella delle profezie, perché il mio spirito che vive in mezzo a voi, io soffio il mio spirito, amatevi, amatevi, questo è il mio comandamento. Se voi ascolterete la voce del vostro Dio, Signore dice ciò avverrà, però dovete ascoltare la voce di Dio, dovete seppellire dentro il vostro cuore la parola del Signore, deve dimorare dentro il cuore la parola di Dio, quella è la vera profezia, la parola di Dio che dimora, risiede in noi. Signore ti chiedo, per me e per i miei fratelli, che la tua parola dimori dentro di noi e circoli in mezzo a noi. Questo è il vero spirito di profezia. Amen. La grua. Desideremmo sapere come vengono esercitati i carismi nella sua comunità. Vorrei innanzitutto notare che i carismi non sono il tutto in una comunità di rinnovamento, sono una delle espressioni. Dietro questo esercizio dei carismi ci sta innanzitutto una posizione verticale di preghiera intensa, preghiere di lode e di ringraziamento al Signore, e ci sta una posizione, diciamo, orizzontale di apertura ai fratelli, un nuovo rapporto con tutti quelli che sono attorno a noi. È in questo contesto che noi vediamo l'esercizio dei carismi, in quanto noi vogliamo da Dio ottenere tutti quegli aiuti necessari per i fratelli che ci stanno attorno e che amiamo. Premesso questo, dico subito che nella nostra comunità Sacro Cuore, è una comunità parrocchiale, affluisce molta gente,
La comunità è composta da 500-600 persone, ma l'affluenza è di oltre 1000 persone che hanno bisogno di tutto. La prima cosa che facciamo è innanzitutto l'accoglienza. Quando le persone si sentono bene accolte, escono dalla loro solitudine, dal loro, diciamo, anonimato, e si trovano a loro agio in una comunità di accoglienza, in una comunità fraterna, si sentono di essere chiesa. Ed è qui che subito diamo la evangelizzazione, cioè la conoscenza di Gesù. Quando ancora non si conosce Gesù, non si può amare Gesù. E quando noi presentiamo Gesù nei suoi lati caratteristici, allora la gente polarizza la propria attenzione, apre il proprio cuore a Gesù. Ed è qui che la gente manifesta i suoi reali bisogni. Noi ci accorgiamo di questi bisogni. Sono bisogni di un uomo infermo, di un uomo malato. La società oggi è tutta ammalata, e quelli che approdano a noi sono degli ammalati. Ammalati soprattutto nello spirito, ammalati anche nel corpo, di malattie angoscianti. Ecco, noi veniamo incontro con la preghiera comunitaria e con l'esercizio anche del carisma delle guarigioni, che si manifesta in tante maniere. Fatto sta che nelle nostre comunità, nelle riunioni comunitarie di preghiera, tanta gente si converte nell'evangelizzazione, tanta gente si sente pungere il cuore e si confessa, tanta gente si sente risollevata dalla loro paura, dalle loro angosce, e anche tanti infermi fisici guariscono così improvvisamente oppure lentamente, ossia si inizia in loro un processo di guarigione. Noi ci siamo accorti di questa provvidenza di Dio fin dall'inizio, quando quasi per istinto pregavamo per la gente e vedevamo che la gente si sentiva diversa, si convertiva e tanta gente guariva. E allora abbiamo organizzato nella nostra comunità dei servizi regolari di guarigione. Adesso abbiamo due servizi regolari: giovedì mattina con la Santa Messa, il primo incontro a livello sacramentale che facciamo fare alla gente. Durante la messa, prima della messa, c'è la confessione, poi c'è l'omelia molto così profetica, la preghiera per i fedeli, ed è durante la messa che già abbiamo il primo scossone, diciamo, il primo incontro con il Signore. Il secondo incontro a livello più carismatico avviene nel salone attiguo, dove si prega molto e dove attraverso la parola di scienza il Signore significa o annunzia o comanda le guarigioni. Ogni volta ne notiamo 3, 4, 5, 10 secondo le giornate. Questo è giovedì. Lo stesso avviene il lunedì di pomeriggio, sempre Santa Messa, poi preghiera comunitaria nel salone. Vediamo la grazia di Dio fiorire, però non ci illudiamo che questo possa avvenire sempre e dovunque, perché il dono di Dio è sempre un dono di Dio gratuito, è un dono che si manifesta alle volte più intensamente, alle volte meno, è un dono che oggi c'è, domani non ci può essere, ma finché questo dono resta in mezzo a noi, noi vogliamo usufruire di questo dono per venire incontro a tanta gente che chiede aiuto. Grazie Padre. Una seconda domanda: come si preparano i fratelli del gruppo a questo servizio per la comunità? Si preparano con un seminario. In genere tutta la comunità è comunità terapeutica sotto un certo profilo, e sì, una comunità di lode, ma è anche una comunità terapeutica. Ci sono molte persone che sono addette in modo però più specifico a questo ministero. Noi li prepariamo attraverso i seminari, come abbiamo i seminari per l'effusione dello spirito, così abbiamo anche i seminari regolari per la preparazione all'esercizio del ministero delle guarigioni, che è un ministero multiplo che comprende accoglienza, comprende evangelizzazione, comprende intercessione e poi il ministero più specifico della
l'imposizione delle mani per la guarigione. Per cui abbiamo dei seminari fatti così puntualmente ogni anno, dove questa gente si prepara per un esercizio più proficuo di questo ministero. Grazie padre, vedo che c'è una sorella che desidera porre un'altra domanda. Padre La Grua, volevo chiederle questo a nome del rinnovamento. Quali consigli lei darebbe ai fratelli che sentono di avere ricevuto questi doni e che vorrebbero iniziare a metterli al servizio della comunità? Proprio per evitare magari cistelle. Sì. Il primo consiglio che io darei a queste persone che sentono, altro è sentire questa vocazione, altro è avere questa vocazione. Tante volte si pensa di avere questo dono, ma ci vuole la convalida che realmente Dio voglia l'uso di questo dono. Noi, parlo per esperienza, non abbiamo saputo di questo dono finché il Signore stesso non ce lo rivelò attraverso i bisogni della gente. Se c'è gente che chiede e se tu, venendo incontro ai bisogni della gente, ottieni, è segno che il Signore ti chiama all'esercizio di questo dono. Questo è ovvio ed è il primo consiglio che io vorrei dare, è di pregare molto innanzitutto, di sincerarsi che il Signore voglia che si eserciti questo dono e poi vedere se realmente la gente ha bisogno di questo dono. Ossia, se la gente chiede, se la gente viene, se tu preghi e c'è l'effetto, è chiaro che è il Signore che accompagna. Per cui direi molta prudenza prima di usare questo dono, discernimento per vedere se il Signore vuole che la comunità adotti anche questo ministero e poi con grande gioia mettersi in questo ministero con gioia, carità e umiltà. Con gioia diciamo perché è il Signore che viene, è il Signore che dà i segni della sua potenza, è il Signore che della sua vittoria sul male, di prudenza perché non vogliamo incamminarci su una via che per tanti versi può dimostrarsi scabrosa, perché c'è il pericolo di invadere il campo che non ci appartiene, c'è il pericolo di illusioni, c'è il pericolo di suggestionare la gente, ecco perché ci vuole tanta prudenza. E poi preghiera, e attraverso il discernimento che noi comprendiamo qual è la volontà di Dio, e dopo che abbiamo assodato attraverso il discernimento profetico, fatto cioè attraverso le profezie, che questa è la volontà del Signore, e allora noi ci diamo a quell'esercizio di questo ministero. Per cui io darei questo consiglio: innanzitutto assodare che realmente ci sia bisogno in una comunità di questo ministero. Secondo punto, valutare questi bisogni e saggiare se veramente Dio interviene a favore con dei segni tangibili, con guarigioni tangibili. Poi discernimento sull'uso di questo dono attraverso la preghiera e attraverso la profezia, perché noi usiamo molto questo discernimento prima di avventurarci e prima di continuare in questo esercizio. Prego. Alleluia. Alleluia. Bene, molte grazie.